Voglio che confessi. Voglio che si sieda davanti a quel registratore e che dica tutto quello che ha fatto. Questo voglio. Penso di pensare all'amore più di quanto in realtà si dovrebbe. Ho amato volontariamente quell'uomo per più di 3 infelici anni. Francamente, gli anni peggiori della mia vita. In questi anni in cui sono stata innamorata, ho avuto i giorni più bui della mia vita. Tutto perché sono stata maledetta dall'innamoramento per un uomo che non mi ha mai amata, che mai mi amerà. Ma tu lo sai che Stefano vuole lasciarlo. Poi lui ha avuto un coito perfetto con un'americana. In che senso un coito perfetto? Sei stata a casa di quello? Sì, e ho conosciuto anche sua madre. E quando? Non me l'hai mai detto? Sono stata a casa sua con Tiziana. Lei andava pazza per dell'acqua. Quella proprio. Una cretina. Scende dal letto e si è preso pure qualche. Cosa? Qualche Qualche malattia? esempio. Che idiota sei. Io abito lì su. Carina, non sai che cosa avrei dato quando stavamo insieme per passare una giornata così? Così come? Così, che la senti dentro, che ti accorgi dell'altro. Se eravamo in un film americano, tu ti saresti sporcato con qualcosa da bere, io ti avrei invitato a casa per cambiarti. Troppo complicato. E poi questa camicia mi è costata mezzo stipendio. Non potremmo semplificare? Bene, in effetti, se vuoi salire. Ok. Oh, Ele. Io mi sono innamorata di Edoardo. E lui? Mi dispiace. Sai, la prima volta lo sapevo che Edoardo voleva solo scoparci con me. Però è un bene che tu me l'abbia detto. Ciao, sono Lucrezia Bacciket, vivo a Roma da 3 anni ma sono di Milano. Da 3 anni studio con l'acting coach Gisella Burinato. Nel 2022 ho preso parte al film Il meglio di te, diretto da Fabrizio Maria Cortese, e al videoclip di Ango Verdinuela. Ho scelto di fare l'attrice perché ho qualcosa di mio che voglio raccontare. L'attore ha il compito di raccontare la vita vera, nella maniera più reale che gli è possibile attraverso un personaggio. Per me questa è la grande responsabilità e il grande privilegio che abbiamo noi attori. Ho scritto un libro intitolato Io sono manuale di sopravvivenza al mondo delle apparenze. Per me si può sopravvivere al mondo delle apparenze solo dicendosi io sono, io valgo, io esisto. Il messaggio che voglio far arrivare è che bisogna imparare ad amarsi per saper amare ed essere amati. Mi piace lo sport. Cerco sempre di ritagliarmi all'interno della giornata un tempo per una corsa lungo un fiume vicino casa mia. Ciao e a presto.